Galpre Alpi e Dolomiti, per l'innovazione e il rilancio dell'economia. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali. Un ben ritrovato a tutti i telespettatori per un nuovo ciclo di approfondimenti legati alle attività dei GAL Prealpi e Dolomiti. Quest'oggi parleremo di turismo. Il GAL Prealpi e Dolomiti infatti prevede all'interno del proprio programma delle azioni mirate a valorizzare e promuovere le attività turistiche nell'ambito del proprio territorio. In particolare le attività promosse dal GAL si riguardano due tipologie. Una legata alla promozione delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e culturali del GAL. L'altra invece riguarda la valorizzazione delle attività economiche che le imprese possono offrire al turista che visita il nostro territorio. Diamo ora la parola al presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano, Giovanni Piccoli, che risulta beneficiario di una delle due iniziative, in particolar modo quella che riguarda la valorizzazione del nostro territorio. Il GAL, il gruppo di azione locale che gestisce i fondi europei, ha messo a disposizione dell'area di competenza che va dai territori di Sedico fino all'Alpago, fino al Feltrino, un finanziamento per la promozione turistica del territorio. Si poneva un problema di cofinanziamento ed allora i sindaci hanno sollecitato il consorzio dei comuni a attivare questo cofinanziamento che si aggira intorno a 120.000 per l'esattezza euro in due anni. L'entità complessiva del progetto oggi in fase di definizione è pari a circa 300.000 euro e con questo appunto si andranno a valorizzare le presenze, le emergenze culturali, ambientali, turistiche del nostro territorio. Che cosa hanno fatto però i sindaci per condividere? Hanno espresso insomma questo desiderio amministrativo di condivisione del progetto, ed è giusto che sia così, in modo da utilizzare al meglio queste risorse che l'Europa in particolare mette a disposizione. Allora è stato creato un gruppo di lavoro che è composto da vari rappresentanti dei comuni, ma che ha soprattutto lo scopo decisivo di raccordare le varie azioni, non solo questo progetto, ma anche le altre azioni che in questo momento questo territorio vede attive. Ve ne sono alcune molto importanti che sono ad esempio il finanziamento per la Via dei Papi, ma voglio citare il percorso delle Dolomiti, ma nel caso in altri casi voglio citare un percorso che raccorda nel comune di Santa Giustina con quello di Sedico, la valorizzazione di aree in comune di Sospirolo, per non parlare di iniziative ciclabili e via dicendo nei comuni del Feltrino. Quindi diciamo c'è una messa importante di disponibilità e di occasioni e di prodotti turistici da promuovere che vale la pena di raccordare, perché diventino appunto, attraverso l'interscambio diciamo tra i sindaci e i rappresentanti dei comuni, un patrimonio comune che viene promosso. Questo è l'obiettivo principale che ci si pone all'interno del progetto, il quale in questo momento è in fase di definizione e vedrà la luce fra qualche giorno, e quindi permetterà proprio di attivare queste azioni varie di promozione insomma del nostro territorio. Sentiamo ora invece il direttore del Consorzio Dolomiti, il quale risulta beneficiario della seconda azione, volta in questo caso a promuovere invece i servizi che le imprese turistiche sono in grado di dare ai turisti del nostro territorio. Qualche tempo fa il GAL, il gruppo di azione locale Prealpi Dolomiti, è un raggruppamento, come sapete, di partner che rappresentano le popolazioni rurali, la presenza di enti pubblici,
e rappresentano anche come quali comuni, comunità montane e province. E poi c'è anche la presenza di operatori economici locali, che ama il Consorzio Dolomiti, considerata la sua rappresentatività totale, generale, e chiede, vedete se vi interessa un po' l'idea di progettare e realizzare dei servizi innovativi per la promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, incentivando quindi la creazione di pacchetti turistici secondo un approccio di sistema unitario e integrato, e quindi cercando di mettere in rete e coordinando l'azione degli operatori privati interessati nell'area appunto delle Prealpi e delle Dolomiti bellunesi. Questo invito è stato raccolto da questa struttura associata, si chiama così il Consorzio Dolomiti, che è presieduto da Gino Mondin, che ha raccolto attorno a sé 22 soggetti che rappresentano tanti altri operatori del settore e che hanno cominciato un intenso cammino di progettazione e di sostegno finanziario a questa iniziativa. Il progetto si chiama Progetto Integrato Territoriale di Promozione e Commercializzazione dell'Offerta Turistica dell'area del GAL, Prealpi e Dolomiti, e si connota con la promo commercializzazione appunto dell'offerta turistica, quindi ideazione di un brand di un territorio particolarmente bello, che è il territorio che va dall'Alpago a Ponte nelle Alpi, a Belluno, alla Val Belluna e a tutto quanto il Feltrino. Quindi ideazione di un nuovo brand unitario per questo territorio, la realizzazione di catalogo degli operatori e dei pacchetti turistici, 15 pacchetti turistici sono studiate, ideazione e realizzazione di cartine, di opuscoli, realizzazione di video, realizzazione di un portale di promo commercializzazione con la possibilità anche del booking online e la realizzazione anche di educational per gli operatori della domanda turistica, nonché la partecipazione a determinati eventi e fiere, il tutto per promozionare e commercializzare nella maniera più adeguata questo territorio che ha bisogno di parlare di turismo, ha bisogno di impegnarsi anche in questa attività economica nel vero senso della parola, però con il desiderio e con la volontà effettivamente di fare squadra, perché altrimenti, come si è soliti dire, non si va da nessuna parte. Il costo del progetto complessivo è di circa 333.000 euro, con 200.000 euro circa a carico del GAL Prealpi e Dolomiti e con 133.000 euro a carico dei soggetti aderenti, quindi dei privati. È una scommessa questa qui, anche per realizzare davvero una valle unica, un momento di lavoro insieme davvero unico, perché unica è questa nostra terra, dalla quale gli operatori privati ci si attendono davvero molto, per le fortune non solo del territorio in questione, ma per le fortune delle proprie aziende. Bene, per oggi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima puntata. GAL Prealpi e Dolomiti, per l'innovazione e il rilancio dell'economia. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali.